Buongiorno. Buongiorno. Siamo arrivati? Sì. Senta, da queste parti c'è una pensione. Zitto. Permette, sono l'agricoltore Ciccio La Lapa. Ecco, ci troviamo in una guerra che non è la nostra, anzi, che non condividiamo. Questo, riempiamoci. Un momento, ragazzo. Riempiamoci chi? Noi due. No, dico, mi hai guardato bene? Non è forse abbastanza evidente che io, di noi due, sono quello che dalla natura matrigna fu orbato della robustezza fisica che invece a te profuse a piene mani? Sì, signore. Non è evidente che il mio fisico, già in me così fragile, è stato intaccato da questo lungo giorno di prigionia? Sì, signore. Di logica conseguenza non mi offenderò se insisterai a portare anche la mia parte di terra. Bravo, giusto. Spingi. Perché? Hai mai visto un carrello che cammina senza spinta? No. E allora? Giusto. Der arme General von Kranz sieht aus wie eine Mumie. Aber wissen Sie auch, dass der Führer ihn ausgezeichnet hat? Mia figlia Marta, Hannelore und Grete. Signorina Greta, consentetemi di dire che i vostri capelli biondi, i vostri occhi biondi, la vostra bocca bionda mi hanno incantato. Bella moda! Prego, mangiate. Grazie. Greta, lei sì che si intende di uomini. Gretuccia. Gretina. Scusate. Odoro, odoro. Un momento! È avvelenato. Va bene che siamo egoisti, ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo una coscienza. Signor Bauer, noi non siamo in due. Siamo in tre. Fuori c'è un altro amico affamato. Un altro? Sì, signore. Franco, vallo a chiamare. Andiamo a chiamarlo. Permetteteci. Consentiteci. Bauer, indovina chi viene a merenda.